buongiorno e grazie per avermi aspettato. Buongiorno a lei, sono Alberto Dionisi, piacere. Sono il nuovo inquilino del quinto piano. Piacere mio, Laura Williams, benvenuto. Grazie, molto gentile. Io abito al terzo piano, due piani più in basso di lei. Come si trova nel nostro condominio? Va tutto bene, grazie. Io abito qui da 2 anni con le mie figlie, una di 19 e una di 21 anni. Lavoro in una boutique qui in zona, perciò sono spesso fuori casa e vado sempre di fretta. La spesa, le bollette, tutte le cose da fare ogni giorno. E lei che cosa fa? Io sono di Bologna, ma mi sono trasferito qui a Milano da 1 mese. Mi sono laureato da poco in giurisprudenza e adesso sono qui per lavorare in uno studio legale. Oh, ecco l'ascensore. Prego. Grazie. Pensa di restare a Milano o vuole tornare a Bologna? In realtà sono appena arrivato. Non lo so veramente. Per il momento ho intenzione di restare 1 anno. Poi si vedrà. Dipende anche dal lavoro. Certo, è logico. Poi lei è ancora così giovane. Le faccio tanti auguri per il suo nuovo lavoro. Oh, io sono arrivata. Rivederla e tanto piacere di averla conosciuta. Piacere mio. Senta, mi scusi, potrei chiederle una cosa? Sì, mi dica. C'è qualcuno nel nostro palazzo che suona il piano, vero? In generale è molto piacevole, però a volte anche di notte o di mattina presto. Ah sì, ha ragione. C'è un signore anziano, un musicista in pensione. Abita sotto di lei, il signor Brandi. È una persona splendida, un uomo molto gentile, ma un po' distratto. Possiamo parlargli insieme e chiedergli di non suonare la notte. Arrivederla, signor Dionisi. Scusi, ma vado un po' di fretta, la saluto. Arrivederla, signora Williams. Felice di averla conosciuta. Ha già chiuso l'ascensore. Ma